Aia che male. Aia che dolore. Aia. Male. Ok. Non è divertente. Anello mancante, sei tu. Adesso ti ricevo. Devo ammettere che per una volta sono felice di sentire la tua voce. Wow, lo ammetto anch'io, Doc, è un piacere sentirti. Ma senza secondi fini, ok? Devi tornare all'interno della nave ammiraglia, anello mancante. Dovrebbe esserci un cannone sopra di te. Farà il caso tuo. Ehi, tutto a posto? Bene, torna su. Mi chiedo se l'ultima scena che vedremo sarà Susan che scappa dalla nave o Anello o Bob che fanno la loro ultima parte di missione. Ecco fatto. Non so perché questa scena che ci muoviamo lateralmente verso l'alto mi ha un attimo ricordato Dante's Inferno. Ho fatto uno strano collegamento effettivamente. Anello mancante, non hai altra scelta. Devi superare quei droni. Ecco fatto. Se riuscissi a distruggere la torretta, magari lo farei anche più velocemente. Aia. Ecco fatto. Aia. No, che palle la cosa congelante. E levatevi. Ecco fatto, torretta congelante. No, le altre torrette. Ancora, ancora. Non posso distruggerti. Mi stai antipatica. Triangolo, cerchio. Ah, peccato. Uno. E aspetta un attimo. Aia. Prova con un interruttore. Due. Di lì non c'è nulla. Controlliamo. No, strano, poteva esserci benissimo un segreto per quanto ne sapevamo. Ed ecco fatto. In base a recenti calcoli, Susan è tenuta prigioniera nel complesso energetico principale. E secondo la mia teoria tu devi stare zitto. No, poverino. Ecco fatto. Io intanto, visto che abbiamo il moltiplicatore, tutti i punti che ci sono li prendo. Ecco qua. Ah, a posto. Quando è che la telecamera è diventata nera? Vi chiedo scusa. Vi chiedo scusa, purtroppo abbiamo sempre i minuti contati con la videocamera. Ecco fatto. Ottimo che siamo riusciti a distruggerla prima che ci vedesse. Cerchio di nuovo. Lo sapevo. Questa volta X. Lo sapevo. Dannazione. Cerchio. Ah, triangolo. Ecco fatto. E addio alle coccinelle. Aspettiamo che finiscano di girare attorno elettrificate. Ecco fatto. Cerchio. Ecco qua. Via le coccinelle. L'anello mancante dice giù la testa, amico. L'anello mancante vi dice non drogatevi, bambini. Occhio ai getti di vapore. Ah, perché era vapore quello. Io pensavo che erano raggi congelanti.
l'anello mancante! Presto, sali! Ho capito, un attimo. Fammi finire la mia missione di prendere più punti possibile. Ecco fatto. Attenzione, anello mancante! Ti hanno agganciato! E quando mai? Aia. Dai, ancora un colpo a testa. Tu no però. Hai due colpi a testa. E che palle. Sapevo che dovevo venire subito a distruggerti. Ho detto no, vabbè, sono troppo pigro, non lo faccio. Anello mancante, attento! Quegli alieni non hanno proprio intenzione di farti entrare. Ma va? Ho portato le armi pesanti, letteralmente. Chi l'avrebbe mai detto? Cambiamo pattern? Sto solo facendo destra e sinistra io. Un po' mi diverte continuare a fare destra e sinistra però. Aia! E niente. Ok. Sono sopravvissuto. Sbrigati prima che si riaccende, ti prego. Calmo. Ok, meno male che è stato gentile ad aspettare un attimo che io mi levassi. Devi disattivare il campo di forza, anello. Ma va? Anello mancante, anello mancante. Mi ha beccato l'elettricità e mi sono disintegrato, credo. E dai, a bruciapelo non è valido però. Che cavolo. Allora, usiamo i mortai. Campo di forza, anello mancante. Aia, ma che palle. Dai, colpite. Qui, da questa parte, bravi. Ancora uno. Ancora un colpetto, forza, forza. Ecco fatto. L'importante è che non mi beccano mentre sono in animazione. Anello mancante, non hai altra scelta. Devi superare quei droni. Stai zitto, lo so. Sto cercando di non morire io qui, mentre tu sei nell'aereo. Ecco fatto. Ecco qua. L'ultima vite, sperando che non mi spara proprio in faccia. Ecco qua. E addio al cannone viola. Ecco fatto. Ciao. La cosa bella è che cade sulla terra e il generale potrebbe rubarlo per iniziare. Per creare un'arma anti-alieni. Potrebbe metterla lì nel pentagono e piu 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 verso gli alieni quando attaccano. Ah! Oh! Ragazzi! Ehi, tutta quest'aria non è il massimo per un anfibio. Poco importa, anello mancante. Ora sei sul collegamento energetico principale. Che cosa vedi? Niente. Ma che? Oh oh, la vedo, Doc. Vedo Susan. Eccellente, anello mancante. E come sta? Sta bene? Fluttuando. È piuttosto brillante, letteralmente. Dobbiamo tirarla fuori da quell'acquario. Concordo, anello mancante. Se scolleghiamo l'estrattore Quantonium, possiamo salvare Susan e nel frattempo arrestare anche l'intera produzione di cloni. Allora, a me sta bene, Doc, ma ti prego, fammi prendere un ascensore. L'ultima sequenza sarà con Susan che scappiamo, secondo me. La penultima sarà Bob che fa le sue cose. Distruggi le pompe del Quantonium. Il clonatore continua a sfornare cloni. Devi distruggerlo prima che tu venga travolto dagli alieni. Ma va. Aia, che male. Ecco.
Ecco fatto, è stato facile. Ci siamo, in quella stanza laggiù c'è la prima pompa dell'estrattore Quantonium. Ehi Doc, intendi quella cosa dietro allo sfornacialde che produce tutti quei buffi alieni? Lo sfornacialde. Attenta nello mancante, quei sistemi difensivi non ti lasceranno avvicinare a Coppola. Si saranno arrabbiati perché hai rotto il loro sfornacialde. Ora pensano che tu voglia rubare anche la marmellata. Lo sfornacialde. Dai però, dai. Ehi, Sblang Lang. Levatevi tutti, maledetti. Che brutti che sono. Però un po' mi ricordano anche il boss di Ratchet & Clank 1. Adesso non mi ricordo come si chiamava, però era uno stronzo. Aia, basta, troppa gente. Ecco fatto. Non ho idea di cosa devo fare in realtà. No, e dai, l'unico che dovevi colpire. Ok, non era quello che... Dove eseguire il tuo attacco in salto e distruggere la pompa. Si strugge la pompa dell'estrattore quando... Era quello che stavo cercando di fare se il gioco me l'avesse consentito prima. Adesso! Mi fa ridere che l'anello mancante abbia un'abilità simile per qualche motivo. Bel lavoro! Presto! Ora alla prossima! Alla prossima! Allora, aspetta un secondo. Ah no, ogni tanto è cerchio, ogni tanto è quadrato, ma che ne so io. Presto, anello mancante, fuoco! Come si sparava? Non mi ricordo. Ok, con la X. Ovviamente il gioco ti dice che devi distruggere lo sfornacialde, però ti mette anche il modo più semplice per farlo. Un attimo nascosto, ma giustamente non è che deve essere tutto sempre semplice. Però ringrazio il gioco di avermi dato la possibilità di avere una via di scampi più facile. Sono nella terra, non hanno molto tempo. Presto. Ma va. Eccola, la bomba di Quantonium. Ecco fatto. Dai. Aia, ma che palle. Ecco fatto. Che è successo? Ah, boss fight, giustamente. Che tra l'altro sembra un unknown incazzatissimo lui. Ci ho messo troppo tempo. Ecco fatto. Cerchio. Ecco fatto, quadrato. E l'ultimo colpo sarà triangolo. E lo sapevo. E l'ultimo colpo ancora sarà la X. Gol!
niente, autografi, grazie. Ecco fatto. Distruggi la pompa dell'estrattore quando... Adesso! Pompa numero 2, andata! Dai, fammi andare alla pompa numero 3. Siamo sempre più vicini al finale ormai. Ecco fatto. E addio ai cloni. Altro robottone, ma che palle, basta! Oh, grazie gioco. Come se poi fosse difficile passare adesso. Devo solo fare cerchio in continuazione ora. Ecco fatto. Non provate a rifarlo a casa. Ultima parte di battaglia contro le pompe. No, di nuovo il robottone, quello gigante fatto da mini robottini. Dobbiamo unirci, dobbiamo sconfiggerlo, forza! Ti ho già sconfitto una volta, lo posso rifare. È un drone golem, fai attenzione! L'unico modo di sconfiggere quella cosa è quando è vulnerabile. Aspetta il momento giusto e colpisci. Madonna, quanti colpi! Quanti colpi io ho tirato in mezzo secondo? Ecco fatto, di nuovo sequenza suprema. Addio alle braccia. Ora rotola? Non mi ricordo. Forse ci sparava solo il laser. Aia. Ah, la parte qua era addirittura più semplice. Dobbiamo solo lanciargli dietro i robottini. Ecco fatto. Dai, rotola. Aia, che male. E anche se ero più lontano di dove ha sparato, però. Ecco fatto. Ma no! Dove li sta buttando? Li ha buttati di sotto. Oh, che palle. Se li avesse buttati dritti almeno era già finita. Forse in realtà non ne sono neanche sicuro. Ecco fatto. Aia, che è successo? Perché non me li ha fatti lanciare gli ultimi? Aia. Dai, sparami ancora un paio di robottini. Oh, e ce l'abbiamo fatta.
Mossa finale! Tin 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 tin. In arrivo. Ci sto provando. Cazzo mio, così dovrebbe andare bene. Ora sono salto. Oh, grazie che mi hai distrutto subito il macchinario senza dover fare nulla. Ok, Doc, vediamo. Così? Sì, molto bene, anello mancante. Susan è molto vicina, nel cuore della stanza di estrazione. Dobbiamo solo trovare il modo di entrare e liberarla. Ci pensa Bob? E poi dicono male di me. Silenzio! Umano. Spiacente, non sono umano. Cosa? Se ti consola, sono per metà scimmia. Cioè, quasi un uomo. Beh, meglio scimmia che uomo. Allora, sappi che quando ti catturerò, mezzo a quel che sei, ti annienterò doppiamente per assicurarmi che questa tua mezzitudine venga completamente, totalmente annientata. Ah, certo. Quello che dici non ha alcun senso. Basta! Io sono Galaxar, futuro dominatore dell'intero universo. Ah, sì? E io l'anello mancante, futuro ballerino su quella tua brutta faccia da totano. Futuro ballerino della tua faccia da totano. Io ballerò sul tuo cadavere e mi sciverò della tua stirpe. Oh, di nuovo, ma pensavo avessimo finito con l'anello mancante. Che palle! Non è che mi annoia a fare l'anello mancante, perché è sicuramente meglio di Bob e anche meglio di Susan. Però pensavo avessimo finito. Non fai arrabbiare l'anello mancante. Ecco fatto. Allora, aspetta un attimo. Ecco fatto, infatti. Ricorda, anello mancante, dobbiamo rivelare il nucleo della stanza per liberare Susan. E questo non sarà semplice. Ecco fatto, aia. Anello mancante, non hai altra scelta. Devi superare quei droni. Quei droni, sono delle torrette poi. Sei un menzoniere, dottore. Sono torrette, non sono droni. I droni forse sono quei cosi lì che volano. Ecco qua. E ci siamo ricaricati l'energia. Bene. Addio alle coccinelle. Ecco fatto. Aspettiamo un secondo. Ecco fatto. Dai, spara. Lo sapevo. Triangolo X. Sono un campione. Sono un campione. Sì, ma di DNA antico. Ecco fatto. Eccoci qua, pronti all'avventura. Io intanto continuo a distruggere tutte le casse, non tanto per i punti ma per i punti vita. Solo per quello lo faccio ormai. Allora, lasciamo un attimo lì da parte le coccinelle. Eccolo, spaventoso, questa cosa è infestata. Allora, manina, vieni qua. Lo sapevo, guarda. No, di qua. No, più in qua, dannazione a te. Ecco fatto.
Lo sapevo che poteva distruggerla anche lui. X? Lo sapevo. Dai, torretta, vieni fuori. Ecco fatto. Questo giro è stato molto più facile. Oddio. A parte le colcinelle che continuavano a girare, è stato molto più semplice. Per il resto, ecco qua. Di nuovo i getti di vapore. Allora, aspettiamo un attimo, vediamo il tempismo. Allora, vanno dall'alto verso il basso. Quindi, ecco fatto, bisognava solo muoversi. Queste come vanno? Di nuovo dall'alto? No, vanno destra e poi quelli a sinistra. Ecco fatto. Datemi tutti gli ultimi punti rimanenti. Ecco qua. No, pensavo fossimo arrivati, sincero. Pensavo che eravamo già arrivati. Ah, di nuovo lui. Destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra. Mamma mia. Cambiami un po' il pattern, dai. Ecco, qua sono stato io stupido, che per una volta non ho fatto destra, sinistra, e guarda dove sono finito. Tutti li ho presi. Vedi cosa succede a fare gli sgargiuli di sto gran cazzo? Allora, allora, prima di tutto, ecco il cannone. Il cannone è la cosa più fastidiosa. Aia, e che palle. Ecco fatto, questo giro la torretta era quella normale, quindi non mi dava problemi. Solo un bastone. Ed ecco qua. Altra sequenza dove evitiamo i colpi. Ovviamente. Allora, per capire quale sta per sparare, basta guardare prima il macchinario invece che il colpo in sé. Io non so perché mi sto spostando nel momento in cui spara. Sono stupido. Però per fortuna è finita. Dai. Ok, 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 sbrighiamoci. Evitiamo le coccinelle. Ecco fatto. Distruggiamo questo. Distruggiamo una delle coccinelle, perché sennò è fastidioso. Dammi un po' di vita, magari. Non sarebbe male, eh. Ecco fatto. Abbiamo fatto giusto in tempo prima che si attivasse. Ecco qua, andiamo anche alla seconda vite qua sulla sinistra. Ecco fatto. Ne manca solo una e anche questo cannone è andato. E quelle coccinelle le lasceremo vivere per oggi. Ecco qua. Addio al cannone. Avevo detto che queste coccinelle avrei fatte vivere, non è vero, ho detto una bugia. Ecco fatto. Proseguiamo. Quanto è lunga ancora sta parte? Va bene che è il livello finale, però dannazione. Spero che ci siamo ormai, spero che quella sia l'ultima parte. E quando mai? Anello mancante, rimuovi i bulloni per allentare le placche di metallo e rivelare il nucleo. Rivela qualcos'altro invece.
Ecco fatto. Sono un campione. Aspetta, ecco fatto. Prossimo cannone. Triangolo, ecco qua. Non so perché, ma questa parte è stata molto più semplice di tutte le altre finora. Questo giro, cerchio. Sono un campione. Ed ecco l'ultimo bottone. Eccolo. L'ultimo. No, è un bullone. Stavo per dire l'ultimo bottone, ma era un bullone. Ecco qua. L'ultimo bullone che apriremo fino ad ora. Forse in realtà no, perché ce ne sono altri due, tre, forse. Non lo so. Però io spero che sia l'ultimo. Anello mancante, così. Non lo è. Non è l'ultimo, si è di nuovo oscura tra telecamera. Che palle. Vi chiedo scusa, ma succede, perché siccome la durata della telecamera è di mezz'ora, per una sessione così lunga, a volte sono talmente preso che mi dimentico di controllarla. Ecco fatto, aia. Ecco, lo sapevo. Allora, occupiamoci, ecco, prima dei cannoni sparamissili. Ho appena scoperto, dopo 120 ore di gioco, che se vieni colpito il moltiplicatore si disattiva. Bravo, sono un genio. Triangolo, X. Ecco qua, datemi un po' di vita. Ma dai, ma che distanza. Vabbè che è un laser, però. Ecco fatto. Anche il cannone è andato. Distrutto. E anche la casina delle coccinelle è andata. Oh, e un altro bullone. Eccolo qua. E per fortuna erano tre e non... No, forse sono quattro. Sì, saranno quattro bulloni. Che cavolo. Sta durando un'eternità sta parte. Ancora! Ancora, fallo tu. Brutto nano. Ecco fatto. Ah, di nuovo il livello con le manine. Però a questo giro dobbiamo solo evitarle, mi sa. E quando mai? Ecco qua. Grazie di avermi dato una mano. Cerchio? No, triangolo. Ah, si è pure fatta male la mano. Non ho idea del come, ma ehi, chi sono io per giudicare? Riusciranno a colpirmi le manine? Secondo me sì, e quindi adesso volo via. Ecco fatto. E l'ultima placca. Eccola qua. Secondo me qui c'è una boss fight. La butto lì. Corri. Ecco fatto. Allora, non è una boss fight, è un'altra di queste sequenze con i cannoni maledetti, tra l'altro. Il trucco è: inizia a colpire, poi quando i cannoni iniziano a sparare ti sposti.
dovremmo esserci. Ecco fatto. Ah, ma ancora vivi siete voi due. Ecco fatto. Ci siamo, ultima placca. E tra l'altro mi hanno colpito mentre ero nella cutscene. Non vorrei dirlo. Ecco fatto. Balle morte, Ozzy. Anello mancante, è tutto a posto. Gli effetti del flusso di Quantonium dovrebbero svanire a momenti. Sì, anche io però. Dove cacchio si è lanciato? Wow. Vediamo. Giudizio. Sorprendi perfino me. Ottimo lavoro. Vuol dire che abbiamo fatto tantissimi punti.